dalle magiche frequenze di Radio Zimari. E con voi Sasà. Sasà. Campanaria, Radio Zimari con Sasà Santomauro. Buonasera Eolia, mercoledì 19 giugno, ben ritrovati sul Sunset Eolia in compagnia di Sasà. Allora amici, prima di cominciare colgo l'occasione per salutare l'amico Massimo, grande amico, grande disponibilità, ecco, è una persona eccezionale, ne abbiamo passati tanti insieme e il rispetto durerà per l'eternità. Radio Zimari Wire. E intanto buonasera a tutti gli amici eoliani, siciliani, gli amici calabresi, toscani, campani. Lasciamo così amici la sigla e partiamo subito con i titoli delle notizie che andremo a dare durante il corso di questa diretta. Partiamo con Elkan e la sconfinato amore per la Juve, passione e responsabilità da oltre 100 anni, dichiarazione di grande affetto per il club e non solo da parte dei dirigenti Exo. Chiesa, l'infortunio ha rallentato la mia carriera, ma ora il mio livello. Le parole dell'attaccante della Juventus sul suo momento ed anche su ciò che ha passato negli anni scorsi. E infine, Rabiot, Motta grande allenatore, il mio futuro pensavo andasse diversamente. Le dichiarazioni del centrocampista francese della Juventus, Andrea Rabiot, tra europeo e club. E allora amici, siete pronti per entrare in pista insieme? Appunto, a Massimo è l'amico Tony Manero. Stay in line, Disc Culture, Scotty, Greg, Gregory, a Radio Zima, Disco. Somebody help me, yeah. Let go and know.
buonasera ai nostri amici delle Baleari, esattamente da Palma. Salutiamo l'amico Pino Menti. E beh, ritrovati i nostri amici di Catania, Palermo, Avola. E buonasera agli amici di Taormina e Giardini Naxos. Buonasera agli amici croati direttamente da Zagabria. E buonasera ancora ai nostri amici di Riyadh, dall'Arabia Saudita. Ben ritrovati insieme agli amici da Tashkent, Azerbaijan. Azerbaijan. E poi buonasera o buon pomeriggio agli amici del Sud America. Come va ragazzi? Il freddo, il freddo comincia, è cominciato come qua, tarda un po' ad arrivare quel caldo pesante nell'arcipelago euliano. Per fortuna è che abbiamo il dio Eolo che ci soffia un po'. Allora, tante notizie che sono state date dal notiziario delle Isole Eolie insieme alla nostra Nadia Solange. Tutto il botta e risposta che c'è stato in questi ultimi 48 ore direttamente dall'amministrazione attuale contro l'ex amministrazione Giorgiani. E allora come va i nostri amici di Padova, ben ritrovati anche voi e ben ritrovati alla Milano originale, come dico sempre. Ho bisogno d'amore per Dio, perché se non sto male, zucchero insieme a Salmo, overdose d'amore 2024. Ho bisogno d'amore. E Sasà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea. Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Ho bisogno d'amore per Dio, tutto quanto il giorno.
Zucchero insieme a Salmo. Overdose d'amore 2024 sull'onda di Radio Zimari Web, Sanse Teoleano dalla Baia di Zim. Overdose d'amore, lasciamo così, secondo brano in scaletta, amici, di questo mercoledì 19 giugno, il Sunset Euliano, il mia dolce, la mia pessima compagnia, questo lo decidete voi. E allora si va ancora avanti, io lo so, voi volete musica e io vi do musica con Don't Go Break My Heart. Radio. Sasà Santo Mauro. Da Panarie. Da Panarie, Radio Zimmeri con Sasà Santo Mauro. Scotty Rockstar a Radio Zimmer. E nel frattempo ricordiamo agli amici che per la prima volta hanno cavalcato l'onda di Radio Zimmari Web, che trasmette dalla Baia di Zimmari sull'isola di Panarea, una delle 7 isole eolie dell'arcipelago euliano. E per voi, amici di oltreoceano, siamo in Sicily, Sicilia. Che bello, ragazzi. E allora noi ci fermiamo giusto un attimo e diamo un piccolo consiglio per le vacanze sull'isola di Panarea. E questa volta parliamo del Raya, l'unica discoteca sull'isola di Panarea, nonché il locale dove si fa l'aperitivo, ma soprattutto dove si conosce gente e dove si apprezza l'isola di Panarea. Con la sua particolare struttura che accompagna la montagna, l'hotel Raya offre delle camere con grandi terrazze, con un panorama unico.
Alla Raya siete voi i protagonisti, indossando gli splendidi abiti costellati di boila e razze. Nell'isola più chic delle Eolie, l'aperitivo al Raya è un'esperienza unica. Una terrazza su un angolo di mondo, dove si può ammirare il tramonto, accompagnato dal DJ set assaporando drink originali. Le nostre terrazze sono pronte ad accogliervi per una cena a lume di candela, proponendo piatti della tradizione in chiave moderna. Ma il Raya è anche musica e divertimento, con la sua discoteca sul mare, dove potrai ballare sotto le stelle. Radio Zimari è trasparente in superficie e profonda come il mare. Ma che voglia che ho, non ti so dire di no. Ma qui la strada è dura, da baci di Giuda. Sai che ti aspetterò, pure se non so il punto. Non avere paura, tu invento lo scopo. E in questo tormentone, estate 2024, non potevano mancare Ava, Mida, Avila Bach con il bacio di Giuda su Radio Zimari. Ultimo brano, amici, per chiudere questa prima parte del Sunset Euliano. E ancora tante notizie insieme su Radio Zimari Web. Sostanza che mi dà dipendenza. Solo noi due nella stanza, non posso starne senza. Su una stelvio quadrifoglio, vola a 300 all'ora. Lei mi chiede quanti sono. Ho riempito borsa Goya, baby, sai che mi mandi fuori. Se ti muovi dopo ti spogli, sul mio corpo come onde scogli. Spinge sempre nel vuole ancora. Dove due sopra uno yacht, tutti vestiti di Dior. Con la bronzatura, la pelle più scura. Sai che ti aspetterò, pure se non so il punto. Non avere paura, tu invento una scusa. Bailando tutta la noce, tutta la noce. Torneremo senza voce, senza voce. Stiamo andando più veloce, più veloce. Ma se inventi una scusa, è un bacio di Giuda. Chiami e non ti rispondo, io sto culito redondo. Ce l'ho ancora come sfondo. Brilli tanto che mi chiedo, ma come fai? Se la colpa tua di questa moonlight. Io sognavo in un bilocale che manco riuscivo a dormire. Sole sopra una popolare, scalda sogni come cartine. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Podcast in Good Company, John Elkann si è soffermato a parlare anche della Juventus. Il calcio è stato una vera passione per la nostra famiglia, una responsabilità che abbiamo da più di 100 anni e una passione che condividiamo con le tante famiglie che amano la Juventus. I miei figli hanno avuto la fortuna di crescere in un periodo in cui la Juventus ha vinto 9 scudetti di fila, quindi con mio nonno sono cresciuto con una Juve che ha ottenuto risultati straordinari e per questo ne sono incredibilmente appassionati. E poi ancora, il calcio è fatto di persone, competizioni e grande performance. Esattamente come le nostre società. Una società calcistica è fatta di persone, è fatta di competizione e risorse da cercare di usare al meglio. E poiché le nostre società aspirano ad avere grandi risultati, da ambienti ad alta intensità come quelli dello sport professionistico c'è molto da imparare. Rimaniamo in tema di Juventus, Federico Chiesa torna a parlare e lo fa in una lunga intervista rilasciata a France Football. Così l'attaccante della Juventus: sono cresciuto con il pallone guardando mio padre giocare indossando le maglie che collezionava. Quando giocava a Parma, Buffon è venuto a casa nostra e mi ha spaventato. Era un ragazzone massiccio, con quello sguardo e i capelli ritti. Non lo conoscevo, avevo paura di lui e mi sono messo a piangere. Non ho mai
pesato, non mi ha mai pesato essere il figlio d'arte. Il nome non mi è mai stato fardello per me. Io avevo il sogno di arrivare in Serie A e ci sono arrivato, anche ai giusti e preziosi consigli di un papà calciatore. Sui compagni di squadra mi piace molto giocare con Vlahovic, è un giocatore eccezionale e un grande amico. Mi è piaciuto giocare con Ronaldo, Dybala, Muriel, Saponara e Ilic, e poi Frank Ribery. Mamma mia che giocatore! E poi è anche un grande uomo spogliatoio, sempre felice e sorridente, con un'enorme forza mentale. Era a fine carriera alla Fiorentina, ma mi ha davvero impressionato tecnicamente nel dribbling. Lui e Paolo Dybala sono i più forti che abbia mai visto con i miei occhi. E poi si sofferma sui problemi fisici accusati. L'infortunio ha rallentato la mia carriera, ma mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo, più impulsivo, e forse il mio gioco è cambiato un po'. Ma non la mia velocità. Adesso sono tornato molto vicino ai livelli in cui ero prima dell'infortunio. Poi ancora il centrocampista della Juventus della Francia, Adrien Rabiot, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro dei Transalpini in Germania. L'infortunio di Mbappé, come quello di Szczesny, non so esattamente se è lo stesso di Kylian. È stato operato il giorno dopo o due giorni dopo ed era disponibile per la partita successiva. Questa è un'altra domanda, ma era lì molto rapidamente. Ecco perché quando mi hanno detto del naso rotto di Kylian, nella mia testa non era così grave, perché ho capito che poteva essere disponibile abbastanza velocemente. Poi parla anche del suo futuro, che pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell'europeo. Non è così, ma non mi preoccupo. Io sono concentrato sull'europeo, questo l'ho messo da parte. Sto parlando col mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Non sono preoccupato per il mio futuro. Poi parla ancora di Motta, è un grande allenatore, ha fatto molto bene in Italia da quando è lì. Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante sulla mia scelta. Lui ha la sua carriera da guidare e io la mia. In ogni caso è un'ottima scelta per la Juventus. Poi ha parlato anche un po' della sua condizione. Ho fatto 70 minuti molto buoni. Non ho avuto nessun fastidio al polpaccio. Fisicamente sto bene. Forse ero più fresco grazie a questa sostituzione. Direi che sono al 70%, considerando che è un mese che non gioco, ma mi sento bene. Evidentemente mi manca un po' di ritmo e spero di poterlo recuperare. Poi sugli insegnamenti bianconeri, il periodo alla Juve mi ha fatto molto bene. Stare con grandi giocatori fa parte dell'istituzione come la Juve, mi ha fatto crescere. Amici, queste erano le ultime notizie e noi continuiamo ancora con la musica di Radio Zimari Web e pensate un po' con le sorelle Paola e Chiara e Elodie, ma prima accendiamo la radio. L'accendiamo. Hey baby, Radio Zimari. Radio Zimari. Radio Zimari. La prima volta che la accendi è un po' così così. La seconda ti piace. La terza ti innamori. La terza ti innamori. Come le stelle. Di questi tempi tu ci fai perdere letteralmente i sensi. Radio Zimari. Come due stelle noi silenziosamente insieme ci sentiamo. Apri un varco di luce sui miei occhi, risvegliami, batte il tempo più forte, mi entra dentro, ti sento qui. Questo amore profondo mi travolge, abbraccia.
abbracciami, è un amore diverso da ogni cosa, mi piace così. No, ora non fermarmi più, se vuoi ballare vieni su. Festival, io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, tuffati su Radio Zimmari Web, un tuffo sull'isola più bella, la musica più bella. Voglio farti felice, voglio amarti per come sei. Questo ritmo che cresce è il mio tempo, tu sei il DJ. Come un fuoco che brucia nel mio cuore, la vita mia, alza tutto volume, staccia questa malinconia. No, ora non ti aspetto più, se vuoi ballare salta su. Le sorelle Paola e Chiara insieme ad Elodie, che questi giorni ce l'abbiamo sull'arcipelago euliano per il matrimonio di Letta Liotta sull'isola di Vulcano. Festival, il brano, amici, che state ascoltando dall'album Sempre Insieme. E come insieme, amici, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo consiglio per quest'estate 2024, quello più importante, che è l'isola di Panarea è circondata del mare. E meglio di chi? È degli amici del Enjoy sull'isola di Panarea. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione, anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi provare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero più 39 349 139 38 53 oppure più 39 333 839 85 31. Enjoy Panarea. Da Panarea, Radio Zimmari. Radio Zimmari. Con Sassà Santomauro. Sassà Santomauro. E siamo arrivati al termine, amici, di questo Sunset Euliano di mercoledì 19 giugno. In compagnia del sottoscritto, grazie ancora davvero a tutti gli amici italiani, europei, sudamericani, che davvero è un grazie davvero tanto. Grazie ancora, una buona continuazione di serata da Sassà Santomauro, è davvero tutto, amici, a domani, ciao.
in Spotify, Spreaker e YouTube. Radio Timari, più musica, più musica. Radio Timari.